progetto dal cuore d'oro firmato Made in Carcere che ha coinvolto le detenute del carcere di Lecce e di Trani. L'obiettivo è stato quello di dar loro un'opportunità per ricostruire la propria identità ed essere pronte a tornare alla vita fuori dopo un breve periodo di detenzione. A queste donne è stato insegnato un mestiere per non reiterare la pena, per potersi reimpiegare una volta fuori dal carcere, trasformarsi da costo per la collettività a risorsa produttiva. L'iniziativa è stata presentata nel carcere femminile di Trani e promossa da Luciana Delle Donne, fondatrice di Made in Carcere. Made in Carcere allarga sempre di più i suoi orizzonti, estende sempre di più i suoi progetti, adesso un sacco di cose in cantiere. Che cosa sta succedendo, Luciana? Beh, intanto che non ci fermiamo mai e dimostriamo che il lavoro cambia lo stato delle cose, cambia i connotati alle persone. Abbiamo fatto queste presine grazie anche al sostegno di Megamark che le ha acquistate e le ripropone all'interno dei suoi punti vendita ad hoc. Il messaggio è semplice: chi lavora non torna più in carcere, quindi è la nostra frenesia, la nostra voglia di fare è relativa proprio a questa esigenza, dimostrare che il lavoro cambia il corso della vita delle persone e soprattutto non tornano più a delinquere, perché è statistica che l'80% delle persone che lavorano in carcere non tornano più in carcere, mentre l'80% delle persone che non lavora, che non ha un'esperienza di lavoro in questi contesti, commette il reato nuovamente, creando danni evidentemente, ma soprattutto tornando in carcere diventa un costo per la società che è di circa 60.000 euro all'anno. It's just call me Monday. Took her for a drink on Tuesday. Tu sei giornalmente a contatto con queste donne, quali sono le emozioni che ricevi? Non perdo mai occasione di essere con loro e di condividere questo percorso, perché loro imparano e sono consapevoli di aver commesso un reato, di aver creato danni, ma ricostruiscono la vita ed è bello perché ogni sguardo, ogni, come dicevi prima tu, ogni emozione ci cambia, ci ricompensa di tutta la di tutto il sacrificio, di tutta la fatica che facciamo ogni giorno sul mercato. Per l'occasione sono state realizzate 30.000 presine multitasca con un nuovo modello di presa più comodo e pratico, con tessuti donati da Santo Versace, che insieme a sua moglie si è innamorato del progetto, e da Maida Mercuri, titolare di un noto ristorante milanese, che ha definito importante l'iniziativa di recupero fatta da donne per le donne, dove il buon senso prevale. Otto anni fa abbiamo inaugurato questo laboratorio che è già ormai a regime e sta consegnando presine un po' in tutta Italia, non solo presine ma braccialetti, borse e quant'altro. La cosa più bella è che solitamente si dice chiudiamoli dentro e buttiamo la chiave, noi invece veniamo qua per aprire i cancelli, perché a tutti bisogna dare una seconda opportunità, tutti hanno diritto a fare qualcosa che veramente ci renda orgogliosi. Quanto è importante appunto dare lavoro a queste donne che qui in carcere riescono a realizzare magari i propri sogni, i propri desideri attraverso quello che stanno facendo appunto per Made in Carcere? Ma è una cosa bellissima, svegliarsi la mattina e avere un bel progetto da portare avanti, avere delle borse da consegnare, avere dei tessuti mandati da Versace o da qualsiasi altro grande stilista, è una cosa bella per loro, e non svegliarsi la mattina e pensare che è un'altra giornata in cui non posso fare nulla. Presentato
presentati anche i biscotti Le Scappatelle, un altro progetto della Onlus supportato dal gruppo Megamark attraverso la donazione di un forno e altre attrezzature utili per la realizzazione del laboratorio artigianale di pasticceria al carcere minorile di Bari, dove questi biscotti vengono prodotti. Licia Granello, giornalista di Repubblica, da parecchi anni ormai ti occupi di cibo, cibo a 360 gradi. Sì, perché cibo significa agricoltura, cibo significa ambiente, cibo significa rispetto delle produzioni e dei produttori. Cibo arrivare fino alle tavole stellate, dalle stalle alle stelle. Tu sei qui oggi perché sostieni il progetto Made in Carcere, in che modo? Parlandone, Made in Carcere, Luciana delle Donne, è un progetto bellissimo, è un progetto che dà la possibilità alle persone che sono detenute di avere una seconda possibilità all'interno del carcere, un po' di libertà almeno a livello creativo, e una volta uscite avere una dignità e una possibilità di lavoro e di ricostruirsi una vita. Non dimentichiamoci mai che l'80% delle persone che in carcere imparano e svolgono un lavoro non delinquono una volta uscite. Questa dovrebbe essere la funzione dello Stato, di rieducazione e di reinclusione nella società. Dopodiché, da giornalista che si occupa del cibo, i biscotti, Le Scappatelle che fanno in carcere sono buonissimi, per cui io li racconto quando vado in giro, quando parlo, quando insegno. Io insegno da molti anni all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, perché avere dei biscotti che sono buoni, che sono puliti per come vengono fatti, non dal punto di vista solo igienico, ma di approccio mentale ed etici, hanno un senso, sono fatti con materie prime molto buone, grano duro Senatore Cappelli, zucchero di canna integrale biologico Alcenero, il vino, il mosto cotto, che è una delle grandi tradizioni enologiche della Puglia. Allora, l'olio extravergine pugliese, quindi abbiamo il territorio, abbiamo materie prime di qualità e abbiamo un progetto etico. Come direbbe la pubblicità di George Clooney, what else? Che altro? Di che altro abbiamo bisogno? Solo di assaggiarli.